Il maltempo che ha interessato nelle ultime ore l'Umbria non fa registrare al momento condizioni di pericolo per le persone. La situazione è sotto controllo con il costante monitoraggio e lo svolgimento degli interventi necessari in coordinamento 24 ore su 24 fra uffici regionali, comuni e altri enti competenti. È quanto comunica l'assessore regionale alla protezione civile Enrico Melasecche. Nella notte è stato segnalato il raggiungimento delle soglie critiche dell'idrometro di Pallo di Nera, Fiume Nera e Deruta Ponte Nuovo, Fiume Tevere. Il consorzio di bonifica ha segnalato la rottura di un argine destro del torrente Chiona nel comune di Cannara, località Fosso del Passo della Paglia. La strada Budino Limiti, che era allagata, è stata liberata con l'intervento dello stesso consorzio. Risultano interessati dall'esondazione solo i campi. Segnalata anche la fuoriuscita del fiume Topino a Valle di Cannara con allagate le zone agricole. Ulteriori problematiche sono dovute alla fuoriuscita del Menotre con allagamento di zone agricole, allagamento della strada vicino a Ponte Nuovo di Turgiano, allagamento di un tratto di strada e del ponte località Campocara nel comune di Umvertide. Il direttore Marcello Migliosi, nella rubrica dell'ospite studio, ha intervistato l'assessore Enrico Melasecche. Ascoltiamolo.